Ancora buon venerdì, benvenuti a Mattina 9. Cominciamo con il sole, con la nostra amica partis Francesca Palomba, a cui do il benvenuto e di buongiorno, sole mio. Ciao, tu sei buongiorno. Il mio sole, Francesca. Grazie. Non solo il sole mio, ma il sole di tutte le signore che ogni mattina ti seguono, tantissime e numerose. Ma che cosa succede? Si mangia? Non si trucca oggi? Oggi si mangia. No, sai bene che ci tengo tantissimo alla cura della pelle e oggi voglio mostrare a tutte le signore a casa che trovano sempre le scuse, non ho lo scrub, non lo faccio, non vado dall'estetista, che si può rimediare anche a casa con pochi prodotti economici, quindi il farsi bella costa anche poco. Brava Francesca, volendo. Perché è venerdì, ci appropinquiamo al weekend, dobbiamo farci belle, o per noi stesse innanzitutto, ma anche per chi ci sta intorno. Quindi in maniera economica diamo le illustrazioni su come poter fare la nostra pelle più bella. Allora, prima di procedere alla preparazione dello scrub, ci tengo a dire che è veramente fondamentale preparare la pelle al trucco. Come? Facendo uno scrub. Lo scrub è utile per rinnovare la pelle, per la tenuta del trucco e per consumare meno prodotto, perché quando la pelle è idratata è pronta a percepire di più, quindi avremo bisogno di meno crema, meno fondotinta. Quindi è un passaggio economico non solo per i prodotti che abbiamo anche in casa oggi, ma anche per il futuro, perché permette di utilizzare poi un tocca sano per la pelle, perché per la pelle viene rigenerata. Allora, siete pronte per segnare gli ingredienti e per vedere come si effettua questo scrub? Magari più tardi, dopo Mattina 9, lo effettuate, così domani avrete una pelle più perfetta, più pulita e più morbida. Veramente semplicissimo, basta versare uno yogurt in una terrina in questo modo, yogurt bianco ovviamente. Yogurt magro, bianco? Magro va bene anche intero. Ok. Per quindi questo non c'è bisogno di contarsi le calorie. Poi mettiamo... Anche perché poi proseguiamo con lo zucchero, per cui niente paura, è da mangiare questo. Zucchero quanto basta e cominciamo a miscelare. Quindi questa mistura di yogurt e poi zucchero, abbiamo inserito 2 cucchiai abbondanti, ho visto, Francesca. Sì, anche 3 volendo. Il composto deve essere, deve essere un po' compatto? Deve sentire, no, deve essere sempre... Effetto crema? Sì. Anche un po' più liquido, però comunque si devono sentire i granuli. Dopodiché lo lasciamo riposare giusto per attivare... Deve macerare, deve insomma... No, giusto per lo yogurt, per i principi attivi dello yogurt, che comunque fanno bene al viso. Lo lasciamo riposare, anche un quarto d'ora, 20 minuti va bene. Dopodiché lo prendiamo e sfreghiamo proprio la pelle. Lo scrub fatto in questo modo si chiama meccanico, perché andiamo proprio con le mani. Facciamo meccanicamente, vedere come ti faccio vedere, guarda, lo faccio sulla mano. Sì, vediamo come dovete procedere, anche proprio nella manualità, nella gestualità. In questo modo. Quindi proprio meccanicamente andiamo ad esfoliare la pelle e a portare via tutte le cellule morte, e quindi il nostro viso risulterà proprio più luminoso. Vedi? In questo modo. Magari lo possiamo fare anche un po' più denso. Il composto può essere conservato al massimo per 2 giorni. Quindi massimo 2 giorni per avere la sua funzione, la sua utilità. Dopodiché va buttato. Quindi, allora, signore, Mattina 9 vi ha proposto questo segreto, questo trucchetto attraverso la makeup artist Francesca Palomba. Perché? C'è anche un perché. Fatelo più tardi. Perché lei vi accoglierà domani. Volevi dire dove sei domani? Che cosa succede? Così verranno le nostre signore a trovarti. Allora, domani faremo un evento in Via della Cavallerizza, presso Via della Cavallerizza 40, presso Eminence, e faremo la presentazione del contouring. Con questo nuovo prodotto, quindi vi aspetto tutte lì. Allora, ascoltate bene. Per una prova bene. Gratuita, quindi. Francesca, che fino ad oggi a Mattina 9 ha dato tanti consigli, tante delucidazioni, e ancora oggi vi ha esortato a idratare ancora più la vostra pelle con prodotti economici, quindi un semplice yogurt e dello zucchero. Dovete preparare la vostra pelle, perché domani ci sarà questo evento presso la Eminence a Via Via della Cavallerizza 40. Incontrerete proprio lei, la makeup artist Francesca Palomba, all'interno di Eminence, sì, e gratuitamente sì, vi darà una prova proprio per la dimostrazione del prodotto. Quindi dimostrazione, quindi, contouring, gratuita. Dimostrazione gratuita del prodotto contouring, ma anche della tecnica da utilizzare. Ci sarà lei da Eminence, via Cavallerizza, e quindi non perdetevi questo appuntamento immancabile. Io verrò a trovarvi, e così proveremo questo prodotto insieme a te, insieme alle
numerose signore. Se volete avere ulteriori informazioni sull'indirizzo 081 41 0077. Grazie Francesca, grazie a voi. A domani. Buona domani. Domani lavorativo. A domani da Eminence per il contouring. E intanto vediamo la bellezza delle nostre spose di Punto Zero. Punto Zero Spose e poi ancora la scoperta di luoghi segreti, insoliti della nostra Napoli. Punto Zero Spose, grazie.